Aia. So che lui si sta sentendo male. Carl, no! No, Carl, no. Gli umani sono macchine fragili. Eh sì. Carl, non lasciarmi, ok? Non andartene, ti prego. Ricorda, Marcus. Non permettere a nessuno di dirti chi sei. Fermalo, cazzo! Io non riesco. Non riesco. L'avevo scambiato per l'altro. Ora basta. Devi fermarti immediatamente. Attenzione! Aia. Ecco, ne abbiamo ucciso uno. Porca puttana. Non volendo. Perché era sempre arrabbiato con me? Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Ok, rifugio. Sì, ma guarda che non... cioè, non è che si è offeso altro, semplicemente ha chiesto. Non potevate vedere su Google. No, visto che potevo guardare io, ho guardato io. La prossima volta magari lo dico nel primo episodio e spero che di vedervi già lì, perché mi ero dimenticato effettivamente di dirlo. Ok, allora l'hanno messo nei rifiuti. Adesso chi è questo? Così conciato non riesco a capirlo. O è Marcus o è l'altro. Allora, ok, vabbè raga, fate i bravi, dai. Questo l'ho visto, quello l'ho visto, ne manca uno. Questo. No, già visto. Cosa manca? Questo? No. Non riesco a comprendere quale mi manca. Il braccio non è, allora è più su. No. Ah, ecco qua. Ok, dati danneggiati, quindi siamo messi male. Perfetto. Questo credo che sia Marcus però, eh. Oh, mi sa che mi sono confusa di nuovo. Ah no, l'altro si era autodistrutto, sì, allora sarà Marcus. Ok. Ah, che casino. Troppi androidi per la mia testa. Gabba funzionante presa. Poi. Incompatibile, niente. Comunque a dirla tutta sembra di vedere un film più che di giocare. Ancora vivo quello lì? Ok, questo è compatibile. Poi che dite? Non vi sembra un film? Inserisci. E alzati. Così è più facile da cercare la roba.
spavento. C'è un luogo dove saremo liberi. Trova Jericho! Trova Jericho! Bloccato, però mi ha fatto venire un colpo. Freddy, guarda che è possiamo vedere solo metà testo. Forse neanche. Comunque ripeto, fate i bravi. Dove stai? No, mollami. Già ne ho ucciso uno e non ne voglio uccidere un altro. Grazie. Visto che Connor ha fatto una bruttissima fine. Mi sento in colpa per Connor, vi rendete conto? Trova l'unità ottica. Ok, vediamo se è qua in mezzo. Sì, praticamente. Trovare l'unità ottica sarà un casino. Ciao, Redolino! Incompatibile, niente. Fammi vedere questo. Incompatibile. Sì, è passato adesso. Il gatto. Redolino e il gatto. Ariete pure lui. Così ti spiego anche l'altra parte. Compatibile, perfetto. Aspetta, ti prego non farlo. Voglio prendere. Devo farlo, mi spiace. R1. Sbrigarmi. Dai, ammettilo. Ok. Se no, si sarebbe spento probabilmente. Mi dispiace per lei, ma dobbiamo sopravvivere. Alzati, manca l'occhio. Poi è una discarica questo. Controlla. Compatibile. Ciao. Ciao. Android H700. Progettando per servizio. Cosa posso fare? Cosa posso fare per te? Niente. Contattare il centro di manutenzione CyberLife. Ok, così possiamo vedere meglio. Ora ci manca un pezzo. Processore audio, da dove lo prendo il processore audio? Là. No, così si arrampica. Mi serve il processore audio. Compatibile. No? Sì. Sì, questo è proprio un bel titolo, assolutamente. No, penso proprio di no. Ok. Sali il pendio, ora possiamo andare. Mamma mia. Allora, è qui, no? Devo salire da qua.
Beh, comunque in caso di problemi puoi sempre abbassare grafica, tutte quelle cose lì. Ci sono dei parametri che puoi abbassare. Oppure se vedi che proprio non parte, cioè se lo provi entro una data, adesso non mi ricordo quale, Steam ti dà anche il rimborso se non ti piace o se non funziona. Quindi io ti direi di provare. Ok. Sì, ho capito, ma l'abbiamo ricostruito. Come fa poi a uscire dalla discarica? Oh oh. Beh, togliendosi quello, effettivamente sembra più simile a un essere umano. Paolo, lo stesso vale per te, non esagerare. Ciao. Oh, era Marcus. Stavolta non ho sbagliato. L'avevo detto che era Marcus. Anche se avevo un po' di dubbi su questo, però l'avevo detto. Torna dall'aldilà. Allora, 6 novembre 2038. Vabbè, ora 9:50. Ma lui non... cioè, è ancora vivo. Pensavo fosse morto. Amanda. Che cavolo è Amanda? Boh. Andiamo da Amanda. Questa è Amanda. Sì. Salve, Amanda. Connor, che piacere vederti. Il tuo predecessore purtroppo è stato distrutto. Ve lo ricordo. Sapeva che i devianti sono imprevedibili, ma comunque non è bastato. Spero che tu non commetta lo stesso errore. Non intendo farlo. Se un modello Connor viene distrutto, la sua memoria passa al successivo. Quindi non è proprio una tragedia. Ti potrebbero andare persi. Quelli. Non farti distruggere. Sarà meglio per te e per le indagini. Io ci ho provato a non Capisco. Ucciderlo, ma l'altro gli ha sparato in fronte. Impegnativo. Che ne pensi del deviante? Benvenuto, sì, sì. Simulava emozioni umane, paura in particolare, e in modo convincente. Ne sembrava sopraffatto, agiva in modo irrazionale. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Facciamo intrigante. Lo ritengo irascibile e socialmente compromesso. Tuttavia lo reputo un buon detective. Sì, era un buon detective. Ha una personalità intrigante. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Voglio provare a stabilire un rapporto di amicizia. Guadagnare la sua fiducia sarebbe di supporto alle indagini. Credo proprio di sì. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione.
Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Scusate se parlo poco, ma sto cercando di seguire pure il discorso. Capirete, sto seguendo voi e intanto quello che sta succedendo. Perché è la mia prima run, non ci ho mai giocato. Riprendi le indagini interrotte dal precedente Connor e trova una soluzione. Quindi devo riprendere le indagini di quello che ci ha sparato. Ai ai ai. Io la vedo male questa situazione. C'è poco tempo. Sì, sto seguendo anche voi. A parte che se fate domande o dite qualcosa vi rispondo. Ormai dovreste saperlo. Parlo specialmente col moderatore. Hai l'autorizzazione? Vero Meccano? Sì. Allora, connettiamo. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Aspettiamo. Aspettiamo la scrivania. Qual è mo la scrivania? Non è questa? Cerco la postazione del tenente Anderson. Eh sì. Quella scrivania laggiù. Quale? Va bene. No, ma in realtà sto cercando di fare la... sto cercando di scegliere io perché mi piace molto giocare da sola e poi se proprio mi blocco dico raga ditevi qualcosa perché non so cosa fare. Comunque grazie, se ho domande qualcosa comunque sicuramente sarai il primo a cui chiederò qualcosa. Sì, giornali non mi interessa. Ok, grazie mille. Anderson, oh eccolo qua. Scrivania trovata, dai. Mi scusi, sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie. Beh, per noi è tanto, perché essendo un canale piccolino, se c'è qualcuno di nuovo, cioè, per noi è festa. Tutti sono i benvenuti. Per quello ti ringraziamo tipo infinite volte. Va bene. Allora, tanto alziamoci, guardiamo cose. Noi esploriamo qua dentro. Allora. Aspetta. Fermo. Ok. C'ha la musica. Sì. Perfetto. Dark metal, se siamo a posto. Ok, cappellino. Sì, infatti, sempre detto io. Fiammiferi. Peli. San Bernardo, che bello! Beethoven, praticamente. Acero. Sì, non ti preoccupare. No, io ce l'ho da un bel po' Twitch. Perché prima questo canale aveva un altro nome. Comunque, se hai bisogno... Ti aiutiamo. Allora, polizia di Detroit ferma il traffico di Red Ice. Oltre 50 arresti in tutto il paese. La polizia ha inferto un duro colpo al dilagante spaccio di Red Ice. Ok. Ah, un sequestro di droga. Il giovane promettente detective... ok, è stato fondamentale per l'operazione. Vabbè, niente di... Di che, insomma, sono tutte robe inerenti al detective. Figurati, cioè di che? Qua? Cos'è?
squadra, intervento perfetto. Posso, tenente? Mi chiamo Connor. Sono l'androide inviato dalla Cyberline. Dio, ieri notte ti hanno fatto un buco in testa. Purtroppo il mio predecessore è stato distrutto, ma la Cyberlife ha trasferito la sua memoria. Dralfe è a tua disposizione. L'incidente non dovrebbe compromettere l'indagine. Se bisogno. Ah, merda. Hank, nel mio ufficio. Iniziavo a urlare contro Hank. C'è il cuoricino da qualche parte con scritto segui. Però dipende se sei da cellulare o da PC, immagino. Infatti, te lo dice anche lui. Prima erano incidenti isolati. Signore che perdevano il loro. Da telefono, allora più. Sotto il video a destra, vedi, lui lo usa da telefono. Io lo uso più da PC. Non è più solo un problema della Cyberlife. Ah no, quindi. È vera e propria, e dobbiamo risolverla prima che le cose si mettano male. Si mettano male. In questi casi per capire se c'è un qualche nesso. Perché io? Perché devo occuparmi di questa merda? Prego. Sono il poliziotto meno adatto del paese per questo. Non è vero, tu sei adatto, e come? Gli androidi, Jeffrey. Non so neanche settare il mio telefono. Tutti sono oberati. Credo che tu sia perfettamente adatto a questo tipo di indagine. Stronzate, la verità è che nessuno vuole indagare su questi androidi, e così devo pensarci io. È cascata pure la bottiglia d'acqua. In questo caso è un prototipo molto avanzato e sarà il tuo partner. No, col cazzo non mi serve un partner, men che meno questo idiota di plastica. Stai cominciando davvero a farmi incazzare. Sei un tenente di polizia. Questi due mi sa che si dico, si prendono, insomma. Un certo modo. Di non aver sentito, ecco, di non dovrò aggiungere pagine al tuo. Abbiamo un moderatore un po' particolare, però è simpatico, eh. Jeffrey, Dio santo, perché vuoi farmi questo? Odio questi cosi del cazzo. Perché mi fai questo? Senti, ne ho abbastanza dei tuoi capricci. O fai il tuo lavoro o consegni il distintivo. E ok. Adesso, se vuoi scusarmi, ho del lavoro da fare. Pensavo che prendesse la sedia, praticamente. Meno male, dai, allora sei nel posto giusto. Io lo seguo alla gente, tanto porta avanti il caso. Allora vediamo un attimo. Devo capire mo cosa posso fare. Posso aprirla? Solo se autorizzati, naturalmente. Andiamo a parlare con Hank. Perché se non abbiamo autorizzazioni, giustamente. Nuovo Connor. Immagino che la distruzione del mio predecessore non sia stata piacevole per lei. E farò il possibile affinché questo non accada di nuovo. Esattamente. Positivo. In ogni caso, voglio dirle che sono felice di lavorare con lei. Saremo un'ottima squadra. Lui non è tanto d'accordo, però, eh? C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuno. Allora, analizza. File. Freddy. Di la verità. Allora. Dunque, cane, pallacanestro. Guardiamo un lei po' tutto. Vero. E tu come lo sai? Peli di cane sulla sedia. Adoro i cani. Come si chiama il suo? Secondo te? Non lo so. Te lo chiedevo. Sumo. Si chiama Sumo. Allora.
pallacanestro. Per i Detroit Gears. Denton Carter ha segnato il 53% dei punti con tiri da tre. Ha visto la partita? La stavo giusto guardando al bar ieri sera. Io invece non sembra, ma ne ho praticamente un po' più di te. Proprio un pochino. Prova a indovinare, vediamo se ci arrivi. Questa è la seconda. Ascolta, perché faccio un'ora e mezza ogni volta. L'abbiamo appena iniziato praticamente. Di energia. Così ti piace la Dunque, prova a indovinare. A dire il vero non ascolto tanta musica, ma vorrei farlo. Orario. Vabbè, inizia a lavorare, che meglio. Fascicolo sui devianti. Vorrei magari. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangia. Proprio magari. Anche quando lavoravo mi hanno detto, ma hai 17 anni. E io, grazie per i complimenti, però no. Allora, il denunciante afferma di essere stato attaccato da un androide modello. Ok. Aspetta, troppi. Facciamo prima, analizza tutti i file. Dimmi. 243 casi. Il primo risale a. Dai, dai. Ti do un indizio. Allora, io. La mia età è compresa tra i 20 e i 30 anni. Scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Spero che sembro più giovane, invece no. Tra i 20 e i 30 anni. Dario, anche te. Non problemi personali compromettano le indagini, tenente. Nemmeno quello no. Che dici. Perché non esegui il tuo programma? Un po' di più. E non chiudi quella bocca. Se ti arrendi te lo dico, Dunque, determinato. Cosa c'è? Mi hanno assegnato questa missione, tenente. Non ah, giusto. Mia mamma dice che ne ho 5. O 3 anni e mezzo, dipende. Senti, stronzo. No. Se fosse per me, vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle. O potresti finire male. Tenente, scusi se la disturbo. Vabbè, dai, ti dico l'anno così. Che ha ucciso l'uomo ieri in un certo senso. Visto nel distretto di ti aiuto del tutto. D'accordo. Io sono nata nel 93, anche se non sembra. Vabbè, chi se ne frega che sono gemelli, Freddy. Anche se non sembra, sono grande, però vabbè. Mi piacciono lo stesso i videogiochi. Dunque.